Salve a tutti ragazzi, oggi parleremo dei mantelli. Che cos'è un mantello? Il mantello è l'insieme dei peli e dei crini che ricoprono la superficie del corpo degli animali. La sua conoscenza è fondamentale ai fini dell'identificazione di una razza o di un individuo. Infatti, la corretta descrizione del mantello è uno dei momenti più importanti nella compilazione dello stato segnaletico. La zoognostica ne prende in esame il colore e le particolarità. Oggi, approfondiremo i mantelli dei bovini. Nei bovini, il mantello, costituisce quasi sempre carattere etnico e, a differenza degli equidi, i crini, e la coda sono sempre, limitati alla parte terminale, ove costituiscono un fiocco, o un'arpa, mentre non è presente la criniera. In rapporto, al colore, e alla presenza o meno, di peli di colore diverso, mescolati, o non, i mantelli, possono essere semplici o composti. Sono considerati semplici i mantelli, costituiti da peli, tutti dello stesso colore, sono, mantelli, composti, nel caso in cui siano presenti, mescolati peli di più colori, ovvero quando il pelo alla base ha un colore differente, dalla punta. Sono infine mantelli pezzati, quelli in cui sono presenti più colori distribuiti in modo da formare delle macchie. Adesso approfondiamo i mantelli semplici. Bianco. Ne esistono di diverse tonalità: bianco latte, bianco porcellana, bianco crema, bianco sporco. Il mantello è albino invece quando il bianco in realtà una mancanza di pigmentazione che si manifesta anche con della pelle rosea o degli occhi rossi. Il nero si dice ordinario quando i peli sono di colore nero opaco. Gaietto quando il mantello presenta dei riflessi brillanti. Maltinto invece quando i peli sono di colore nero, sbiadito, tendente al rossastro. Il musello generalmente è nero, neri sono anche gli unghielli, le corna possono essere bianche con delle punte nere. Poi abbiamo il rosso. Ne esistono molte varietà in rapporto all'intensità e alla tonalità del colore, rosso ordinario, tipico dei bovini reggeni o danesi, rosso giallo o fulvo, si presenta di un rosso ruggine, come quello del capriolo, con musello nero e degli estremi neri. E pelle ardesia scuro. Mentre poi abbiamo un rosso fromentino che assume la tonalità della spiga del grano maturo, tipico del bovino limousine. Può risultare ordinario, chiarissimo, chiaroscuro. E poi abbiamo il rosso marrone. I peli sono di colore giallo-bruno. In rapporto alla intensità può essere ordinario, chiaro, chiarissimo, scuro, e bruciato. Il musello è generalmente rosato, mentre giallastre sono le corna e gli unghielli. Poi abbiamo il sorcino, i peli sono di colore grigio simile al mantello del topo. Possono essere ordinari, chiari o chiarissimi. Passiamo invece ai mantelli composti.
I mantelli composti vengono classificati in rapporto al numero dei colori dei peli e della loro distribuzione in binari, ternari e pezzati. I binari c'è il grigio che è determinato dalla presenza di peli bianchi e neri, mescolati da peli che hanno il bianco alla base e il nero in punta. In rapporto alla quantità di nero, il mantello grigio può essere ordinario, chiaro o chiarissimo e scuro. Nelle femmine e nei maschi castrati, il grigio può essere così chiaro da apparire bianco. Nei maschi interi, talvolta il contorno degli occhi, il collo, la spalla, l'avambraccio, la faccia esterna, la faccia anteriore del carpo, il nodello, il costato, la coscia, la gamba, assumono una accentuazione di tinta quasi nera, tanto da far formare delle macchie. Poi abbiamo l'ubero, questo mantello determinato dalla mescolanza di peli bianchi e rossi, e può essere ordinario, chiaro e scuro. Se i peli sono riuniti a formare dei fiocchetti bianchi, prende il nome di mille fiori. Se invece formano dei fiocchetti rossi, il mantello viene fior di pesco. Poi abbiamo il lupino, in questo mantello i peli sono giallognoli, alla base neri in punta e spesso ha la mescolanza di peli gialli con quelli neri e può essere ordinario, chiaro e scuro. Poi abbiamo i ternari, che è il roano, mantello raro nei bovini, determinato dalla presenza contemporanea di peli bianchi, rossi, neri mescolati, può essere ordinario, chiaro, chiarissimo e scuro, oscurissimo e anche vinoso. Talvolta nei mantelli fromentino e marrone si hanno delle strisce più scure che assumono il nome di zebrature. Poi abbiamo i pezzati, che sono molto frequenti nella specie bovina, sono anche detti mantelli coniugati. Questo è il bianco che predomina su una delle seguenti pezzato nero, pezzato rosso, pezzato fromentino e pezzato ubero. Quando invece il colore scuro che prevale sul bianco si ha nero pezzato, fromentino, predefezzato, rosso pezzato. Si hanno anche dei materiali pezzati. La pezzatura metamerica, tipica della pezzata nera olandese, consiste in tre grandi macchie che coprono la testa, il collo e parte del garrese. La prima l'orso e la seconda la groppia, la terza viene considerata positivamente nei riguardi dell'attitudine alla produzione del latte. Una volta evidenziata la mancanza di questo collegamento, tipica di tipo di pezzatura nera, la razza ha preso il nome di Frisona, in quanto è accettato che anche il mantello pezzato rosso, mentre la frequenza della pezzatura metamerica del mantello è fortemente diminuita con la presenza delle forme estreme della pezzatura. Particolarità dei mantelli, come abbiamo già detto, le particolarità dei mantelli includono alcune caratteristiche utili alla compilazione dello stato genetico degli animali. E possono essere a serie fissa, quando si scontrano con solo determinate regioni, oppure del corpo a sede non fissa. Questa, diciamo, è
per grandi linee, quello che noi dovremmo conoscere riguardo ai mantelli delle bovine.